Ok, adesso andiamo a scaricare l'applicazione per utilizzare il condizionatore GRI. L'applicazione è GRI Plus, quindi nel caso in cui come me abbiate un dispositivo Android, andiamo sul Play Store e cerchiamo l'applicazione, eccola qui, e la installiamo. Dopo aver installato l'applicazione, l'apriamo. Questa sarà la schermata iniziale, quindi a questo avviso che ci esce, clicchiamo su Allow. Sentiamo. Ok, nel caso in cui non avete già un condizionatore registrato o comunque un account registrato, cliccherete su Registrati e proseguirete con la procedura appunto di registrazione. Io ho già un account, quindi faccio l'accesso. Okay. Dopo aver fatto l'accesso, quindi qui vi apparirà questa schermata. Ho capito. Ok, in questo caso il mio condizionatore è già collegato ed è questo, e come vedremo è a 23 gradi in modalità raffrescamento, e con più o con meno potrò cambiare la temperatura desiderata. Quindi per aggiungere il condizionatore, una volta creato l'account, cliccheremo su più e nel nostro caso, essendo un condizionatore portatile, cliccheremo su Condizionatore portatile. Ci apparirà questa schermata, quindi per collegare il dispositivo all'applicazione dovremo prendere il telecomando qui, e dopo aver spento il nostro condizionatore, cliccheremo contemporaneamente i tasti mod e wifi, ecco qui, mod e wifi, e dopo un segnale acustico andremo a staccare la spina per pochi secondi per poi riaccenderla. Quindi una volta fatto questo tipo di operazione andremo a cliccare su successivo e quindi andremo a dare tutte le autorizzazioni necessarie. Qui uscirà il nome della nostra rete wifi, che non sarà lo stesso che noi abbiamo ad esempio dietro il modem. Faremo successivo, quindi cliccheremo su successivo e uscirà il nome della nostra rete wifi. Quindi una volta collegato il dispositivo ci apparirà questa schermata. Dopo averlo anche, potete anche rinominarlo se desiderate. Cliccando sopra, ecco, uscirà la schermata con tutti i dettagli del nostro condizionatore acceso. Quindi in tal caso, andando verso sinistra, verso destra e verso sinistra, potremo cambiare l'impostazione, la modalità del nostro condizionatore. Qui, tenendo premuto e andando sempre verso destra o verso sinistra, cambieremo i gradi che desideriamo e sotto potremo cambiare la velocità.